Bentornati ragazzi sul canale di Storm Player Arcade Geddon. Se non conoscete questo gioco, stasera ve lo faccio conoscere. Oggi ve lo faccio conoscere perché questo è un gioco su cui ci sto perdendo un po' di ore, perché mi sta piacendo molto ragazzi, e perché non condividerlo anche con voi. Ragazzi, questo è un gioco, primo impatto, non so, direte Fortnite, sì, più o meno sì, diciamo che i movimenti, sparare, fare cose è simile a Fortnite, però non è un battle royale, è un gioco a scorrimento che puoi giocare fino a 3 giocatori, quindi potete giocare in cooperativa con i vostri amici. Ma la cosa bella di questo gioco è, andiamo nella personalizzazione velocemente, la cosa bella di questo gioco, la cosa bella di questi giochi sono le armi, ragazzi. Le armi, vi devo dire la verità, è molto molto figo buildare le armi. Come vedete hanno tutte una sorta di livello, come vedete, tipo il fusore, questa qua che mi piace un casino, ha 5 di livello, quindi la sto buildando. È veramente, ragazzi, più andate avanti più si nota realmente la differenza delle armi. Una volta che le potenziate, i nemici vedrete che li ucciderete in un secondo, sarete velocissimi. Come vedete ci sono molte armi ancora che devo sbloccare, però ragazzi vi posso assicurare che le armi di questo gioco sono una figata. Qua dice che si sblocca a livello 2, beh, alcune le dobbiamo trovare per terra, quindi vi consiglio di cambiarle le armi durante magari le sessioni di gioco, così da poter sbloccare nuove armi e divertirvi sempre di più. Il fusore, questa qua ragazzi, ce l'ho a livello 5, quindi è l'arma che più mi sta piacendo al momento, e si nota, dicevo, la differenza si nota. Affettatrice a livello 4, poi cacciatore, devastatore termico, master blaster, queste qua le stiamo buildando. Come vedete possiamo portare insieme 3 armi, in questo caso il fusore, l'affettatrice e il cacciatore. Però adesso noi in questa puntata, vabbè, il fusore dai lo togliamo, proviamo a buildare qualche arma che abbiamo, che abbiamo di quelle un po' più scarse, dai, tipo vediamo, il sovraccarico energetico, il tritura ghiaccio. Allora ci portiamo il tritura ghiaccio, poi come seconda arma al momento ci portiamo il grunt, e come terza arma ci portiamo, il grunt sarebbe tipo un assalto, quindi ce lo portiamo. Tritura ghiaccio non sono sicuro, adesso lo andiamo a vedere insieme. E al posto del cacciatore mettiamo il lungo inverno, questa qui ragazzi, che è un cecchino. Poi magari in base alle armi che vi piacciono potete svariare tra una sessione e l'altra. Al momento non vi spiego più niente, andiamo subito in gioco. Andiamo giù. Bisogna entrare qua, gioca, via. Allora, la modalità è avventura, le altre come vedete si sbloccano poi nel tempo. Possiamo decidere di fare avventura o prova a tempo, oppure di saltare. In questo caso non mi ricordo come si fa. Come vedete partiamo dal livello 1 per arrivare fino al livello 35. Ragazzi, con il passare del tempo vi assicuro che diventa sempre più difficile, perché i nemici aumentano, diventano più forti e tutto il resto. Però noi siamo qui per farvi vedere il gameplay, quindi partiamo subito. Arcade Geddon, ragazzi, sono a livello 22. Vi faccio vedere il mio ragazzino qua, la mia skin. Guardate che figo ragazzi, è troppo figo ragazzi. Si può scivolare. Questa qua che arma è? Ah, figa. L1 col cerchio, cioè, scusate. Possiamo spaccare queste casse e iniziamo a sparare, ragazzi. Questa è veramente scarsa quest'arma, ragazzi. Come vedete ci ho messo un po' di tempo per uccidere sto bamboccino. Oh! Come vedete anche la mira non è facile all'inizio. Allora, qua siamo a livello 1, raga, quindi all'inizio i nemici non sono tanto forti. Proviamo a cambiare arma. Minchia!
Qua stiamo parlando del, vediamo, non mi ricordo come si chiamano. Dove escono i nomi? Sparano da dietro? Vabbè. Allora, come vedete, questa già è più forte. Allora, poi andando avanti, ci sono tipo questi, queste schede che si trovano per terra, che sono dei potenziamenti. Qui è patata bollente, danni, vi dice, lancia granate del 3%. Al momento, vabbè, la prendiamo. Andiamo avanti. Andiamo, siamo ancora qui. Poi a volte, ragazzi, io miro, diciamo, sparo senza mirare, quindi... Perché non è male, non è male. Let's go. Allora, qui abbiamo, come vedete, questa qui, ex macchina. Allora, io la cambierei con questa qua che ho preso all'inizio. Questa è, vediamo, vediamo, vediamo. C'è un'altra, un altro potenziamento. Ok, come si scende qua? Si scende da qua. Oh! Sono caduto giù. Bene. Ah, fanculo. Oh, sono forti. Casse da aprire, casse da aprire. Troviamo di tutto dentro. Aspetta che qua sono troppi, eh. Devo ammazzare qualcuno. Oh. Giusto per farvi vedere come si va avanti. Ok. La porta gialla ci indica dove andare. Ok. Questi qua sono minchiotti, questi qua con tipo polpi. Se li spari troppo da vicino ti esplodono in faccia e ti possono far danno, come in questo caso. Poi abbiamo anche le forze secondarie, ragazzi. Tipo, in questo caso, spingendo R1 mi dà questo tipo di coso. Guardate, boom. Ok. E poi, come vedete, R1 giù a destra si ricarica mano a mano. Si ricarica mano a mano. Ok, andiamo avanti. Andiamo verso la porta. E poi abbiamo anche il cecchino, ragazzi. Iniziamo a usare anche il cecchino. Inchiozza. C'ho 90% di forza. Il cecchino è figo pure. Minchia, è scoppiato malissimo. Cecchino è fighissimo. Sento qualcuno da dietro. Guardate questo. Mi volevo uccidere con il coso qua. Dove sono? Oh, guarda qua. Bello. Aspetta un po' che si prende la mano, ragazzi. Si prende un po' la mano. Sì. Guarda questo. Questo non muore. Tito le armi. Non moriva, perché vi ricordo che il nostro cecchino è a livello 2, quindi non, al momento non fa tanto danno. Però andando avanti con le sessioni vi ricordo che si possono buildare le armi e vi assicuro che la differenza poi si sentirà. Mi ho preso un po' di coso qua, questo cos'è? Lungo inverno. Lungo inverno. Ok, proviamo a cambiarlo. Vediamo, proviamolo. Attenzione, ok, questo è un altro cecchino, quindi non ci interessa. Mi riprendo questo. Ok, dove dobbiamo andare? Da qui, ok. Ah, qui, come vedete, si può ricaricare la forza. In questo caso con 100 soldi qui possiamo ricaricare la forza a 110. Come vedete sotto a sinistra abbiamo i soldi che abbiamo preso durante questa sessione. Vabbè, noi andiamo avanti. Tanto siamo a livello ancora 1. Ok. Allora, questa è l'area invece tra un livello e l'altro, dove ci possiamo rigenerare, comprare nuove armi, ad esempio, nuove modalità, qui nuovi, come cavolo si dice, potenziamenti, ricaricare le munizioni. Ok, qualche cassa di soldi. Qui abbiamo il terminale HAC, vediamo cos'è.
Allora, il terminale hack sì, ci dice come migliorare. In questo caso non possiamo migliorare una minchia. Bene. Aumentare la difficoltà volendo. Migliorare l'arma. Miglioramento arma, attenzione. Poi scambia sovraccarico. Ok, andiamo a dare un'occhiata. Ah, ok, con 700 abbiamo migliorato l'arma. Ah, ok. Vediamo quanto costa 700, non c'abbiamo più niente. Comunque, come vedete, quest'arma è quasi a livello 3. Dai che ce la portiamo. Il bello è che lo possiamo vedere in diretta. Possiamo vedere in diretta quando l'arma arriverà a livello 3. Questa è forte, quest'arma. Ma qua dove stavo prima, scusate? Qua è dove stavo prima. Dai che dobbiamo portare l'arma a livello 3. Questa invece è, vediamo questa, un'altra arma. Minchia! Sparamelma. Figa. Questa è figa, a livello 1 ce l'abbiamo questa. A livello 1, come vedete, la cosa bella di questo gioco è buildare le armi. È troppo figo, troppo figo. Qui ricarichiamo, qua ha bisogno di ricaricare. Andiamo verso la porta. Poi man mano si va avanti, ragazzi, la difficoltà aumenta, attenzione. Minchia, so, gli fa il danno e poi... Chi è che mi sta sparando? Andiamo. Ah, bene, questo fa doppio danno, questa, ragazzi. Stanno sparando comunque. Questo da dove mi spara? Mamma mia, questa mi piace, ragazzi, questa mi piace. Non mi ricordo come si chiama. Questa fa doppio danno perché spari la prima volta, poi spari pure la seconda volta. Cioè scoppiano una volta che li hai lanciato. Guardate. Minchia. Tacci due. Vediamo se arriva da là. Guarda, continua a fare danno, raga, una volta che lo prendo in pieno. Bellissima. Questa è figa, questa è figa. Muore da solo, muore. Infatti, bellissimo. Guarda questo. Li prendo in pieno. Sì, li continua a far danno. Ma deve morire però. Figo. Siamo un po' al cecchino. No, ragazzi, le armi sono veramente fighe. Mamma mia. Non so a che livello è arrivato, ragazzi. Livello 2 ancora. Dov'è questo? Dov'è? Eccolo. Vai, va. Oh, mamma mia, qua ci vuole questa. Questa è una buona arma, ragazzi. Questa è una buona arma, ve lo giuro. Spacchiamo sto coso. Allora, qua in questo caso dobbiamo spaccare questi tre cosi che ci dice qua. Mamma mia, però vanno giù, vanno giù. Oh, torrette, ci sono anche torrette. Morto. Figo. Ragazzi, sto gioco è troppo figo, ve lo giuro. Io sto giocando un po' lentamente perché per farvi vedere più o meno la situazione. E poi bisogna prendere la mano pure. Non è che con un po' di pratica qua ci si diverte veramente. Poi con gli amici anche in cooperativa è ancora più figo. Qua dobbiamo spaccare queste cose. Non si spacca. Guarda questo. Bello, dritto in testa. Base munizioni. Minchia, questa è fortissima, quest'arma. Ci sono altre cose da... di lusso.
Guarda, guarda come muore, guarda come muore da solo, guarda. È pieno, eh. Muoiono tutti. No, andiamo a spaccare quegli altri cosi lì. Sì, vediamo di finire questo livello. Ok, mi sono ricaricato. Bello qua. Non cosa c'è più, qua di bello. Allora, qua c'è un'altra arma. Adesso quasi quasi la proviamo. Posto di questa, vediamo. Sta qua. Mamma mia. Questa fa danno, eh. La più bella quell'altra. Questa fa danno. Sì, 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 che fa danno. Continua a far danno, sì, sì, sì. Figo, figo, figo. Bella anche questa, bella anche questa. E andiamo avanti. Un po' di assalto ci vuole. Dobbiamo andare a spaccare queste altre cose qua. Sta tremando un po' la mano stasera, perfetto. Perché tremano un po' le armi, onestamente, all'inizio. Questo magari sia giusto, perché qua siamo ancora a livello 2, però ci siamo quasi, eh. Aspetta. Tremiamo ancora, trema, trema. Se mi sparano da qua. Ok, forse è meglio sparare colpo singolo. Dai che siamo a livello 3, dai. Dai che sale di livello. Fighissimo come salgono di livello. Adesso lo finiscono mai. Ok, andiamo da qua. Dai, livello 3 vogliamo. Tiriamo qua se non ci vediamo più. Ok, meglio sparare senza mirare comunque. A volte. Quindi a spaccare questi cosi. Belli quanti ne stanno qua. Quasi quasi. Andiamo un bel cerchino. Guarda. Cacci tu. Dove sei? Prendi questo. Guarda qua. Mi interessa, andiamo avanti. Dobbiamo spaccare sì così qua. Dove sono? Eccoli. Spaccato uno. Possiamo prendere a pugni pure, eh. Guarda come si nascondono questi bottazzi. Dobbiamo spaccare gli altri cosi. Oh. Sto andando un po' lento. Eccolo qui. Da rompere, ce n'è un altro pure. Stanno ammazzando un pochino. Dove sta nascosto quest'altro? Che non lo vedo. Qua non lo vedo. Bene. Ho quasi livello 3. Come vedete la barra verde è lì, ragazzi. Sta per salire a livello 3. Dobbiamo trovare questo. Eccolo. Ok, fase completata. Ammazziamo questi altri. Aspetta che prendiamo qualcosa di serio. Qua ci vuole questo. Oh. Oh, morti tutti. Tranne questo. Let's go. Si va avanti, si va avanti, ragazzi. Si va avanti. Ci teletrasportiamo. Ragazzi, vabbè, gameplay diciamo non è stato tanto bello fluido, però abbiamo capito che la bellezza di questo gioco, vabbè, sono le ambientazioni, la grafica è carina, il movimento, diciamo, movement e cose varie sono ok, è fighissimo, le armi si possono buildare e diventano sempre più forti e le senti proprio nelle mani, si sentono che diventano più potenti e
sconfiggi più facilmente i nemici. Sto parlando un po' a cavolo di cane perché mi sono svegliato poco fa, ragazzi. Però fatemi sapere se Arcade Gaddon vi piace, vi è piaciuto, e se volete che porti altri video dedicati, magari anche in cooperativa con Peppe e tutti i nostri amici. Like e commento, mi raccomando, ragazzi, per supportarmi. Noi ci vediamo a un prossimo video.